con il sindacato prosegue in maniera proficua nonostante la grande mole di lavoro. Ricevuta a Palazzo Pubblico dei Capitani Reggenti la delegazione sammarinese che parteciperà ai Giochi dei Piccoli Stati. L'avventura sammarinese nella 13ª edizione dei Giochi dei Piccoli Stati è cominciata nella suggestiva cornice di Palazzo Pubblico. Un'udienza con le più alte cariche dello Stato, aperta dal saluto del segretario allo sport, Fabio Berardi, che ha ricordato l'importanza di una manifestazione che oltre all'aspetto sportivo ha favorito i rapporti bilaterali con gli altri piccoli paesi d'Europa. E poi il ricordo di chi avrebbe dovuto far parte di questa squadra, Alessandro Casadei, capitano della nazionale maschile di pallavolo, un amico di tutti, che il destino ci ha portato via. I giochi dei piccoli stati hanno di fronte a sé un grande futuro, ha sottolineato il presidente del CONS Angelo Vicini. Il Comitato Olimpico Internazionale segue con grande interesse un evento che ha già fissato le prossime edizioni, 2011 in Liechtenstein, 2013 in Lussemburgo, mentre mancano solo alcuni dettagli per assegnare all'Islanda i giochi del 2015. Cipro sarà la squadra da battere, ha concluso Vicini, ma noi ci siamo preparati bene e vogliamo migliorare le 16 medaglie conquistate 2 anni fa. Dai capitani reggenti l'invito a gareggiare con impegno e lealtà per tenere alti i colori di San Marino in un appuntamento cominciato nel lontano 1985 proprio dalla nostra Repubblica. C'è tanto di San Marino nei giochi dei piccoli stati. È la nostra Repubblica che nell'ormai lontano 1985 ha ideato e organizzato la prima edizione dei giochi, dando corpo a un'iniziativa importante sul piano del prestigio e dell'immagine del nostro paese che con questa proposta è riuscito a coinvolgere diversi stati europei.